Questa carta d'identità testimonia, attesta che tuo figlio è nato a Cerignola, quindi qui in Italia, ed è residente a Barletta. Esatto. Però la cittadinanza è scritto serbo montenegrino. Perché? E non lo so, perché lui non è, ti ho visto le carte dal consolato, da tutto, cioè non esiste lui che è cittadinanza serbo montenegrino. Non esiste là. Noi... abbiamo le carte che hanno sbagliato, hanno scritto un falso loro. Quanto è scritto così, per forza è. Cioè fino adesso non ce l'ha né montenegrina né italiana. Nelle condizioni di Adriano Seidovic si trovano i figli di centinaia di nomadi. I genitori hanno la cittadinanza del paese di nascita. Loro invece sono cittadini di nessuna patria. Eppure sono nati e risiedono in Italia ed hanno compiuto abbondantemente il 18° anno di età. Essendo loro serbi montenegrini, dicono che i figli devono essere per forza serbi montenegrini, e questo non è giusto, perché loro sono nati in Italia. Così comunque non si può più andare avanti, che ci vuole qualcuno che a noi ci aiuta. Ma perché la cittadinanza non la rilasciano? E non la rilasciano perché insistono qui sui documenti che loro sono cittadini montenegrini, ma lì non sono nemmeno iscritti, quindi il Montenegro non può iscrivere che loro sono cittadini montenegrini quando loro non risultano da nessuna parte. Quindi da un momento all'altro, insomma, potrebbe venire qualcuno qui e mandarli imporre... via, sì. Sì, mandarli via. Cioè questo non è giusto, perché sono nati qui, sono cresciuti qui, hanno bisogno di un lavoro e non si può avere perché ci vogliono i documenti regolari, e così non si può fare più. Nemmeno il matrimonio si può fare, non si può fare. Mio marito non ha potuto nemmeno riconoscere la piccolina perché il problema è sempre tale, e quindi non si può più andare avanti così. Questi ragazzi hanno sempre vissuto nel nostro paese, non conoscono nulla della terra dei loro padri, si sentono italiani a tutti gli effetti. Guarda! Forza Lecce! Salentini! Ci sentiamo salentini! Ci sentiamo leccesi! Andiamo a starci a stare! Che ora c'è? Che ora è scelta? Nel cuore addirittura l'abbiamo!